Presidente, 2025, la salute che verrà, che ci aspetta per il futuro? Ci aspettano delle innovazioni straordinarie, il mondo della salute sta cambiando ed è cambiato con una velocità incredibile. Oggi stanno arrivando nuove soluzioni sanitarie, nuovi farmaci che sconvolgeranno veramente la vita di molti malati, regalando più tempo alla vita e più vita al tempo. Faccio degli esempi molto semplici, la scoperta del genoma nelle biotecnologie ci ha dato delle informazioni straordinarie che ha sconvolto completamente la ricerca e ci consentirà di fare delle terapie personalizzate, cioè ogni malato la sua cura. In molti casi saranno una sola somministrazione per tutta la vita e cambierà la vita di questi malati, portando a dei risultati di guarigione completa. Quindi siamo di fronte a un cambiamento, a una rivoluzione incredibile che porterà veramente delle soluzioni straordinarie per tutti i malati che ancora stanno aspettando le soluzioni che la nostra ricerca gli sta finalmente portando. C'è un problema di carenza dei farmaci, si dice. Lei cosa ne pensa? Beh, le carenze dei farmaci devo dire che è un problema molto sentito, ne abbiamo anche recentemente discusso al Ministero della Salute che sta prendendo seriamente e giustamente molto a cuore questa problematica. Le carenze spesso sono dovute, come abbiamo visto, ha delle carenze distributive, proprio perché in Italia i farmaci costano molto meno che in altri paesi, purtroppo quando escono dalle nostre industrie prendono altre strade e si preferisce nella distribuzione portarli all'estero anziché in Italia. Quindi abbiamo l'esempio del farmaco del Parkinson, quando il Ministero ha deciso di bloccare l'export, alla fine questo farmaco non è stato più carente. Quindi credo che tutti insieme nella filiera, dalla produzione alla distribuzione fino all'utilizzatore finale, si debba lavorare insieme per fare sì che questo non succeda, perché i malati italiani non possono non avere i farmaci di cui hanno bisogno. Acquisizione Allergan, lei cosa ne pensa? Ma io penso che le acquisizioni siano qualche cosa che danno una linfa nuova al nostro settore, proprio perché attraverso le acquisizioni si possono avere concentrazioni di investimenti per portare nella ricerca nuove risorse e per trovare nella ricerca nuove risorse per i malati. C'è una tendenza al rifugiarsi nella medicina estetica rispetto alla medicina generale? Sì, noi l'assistiamo a questa tendenza, però io credo che la medicina estetica sia qualcosa che abbia a che fare forse con il benessere. Noi siamo ancora nella fase in cui, oltre a dare il benessere, bisogna curare alcune malattie, spesso alcune ancora irrisolte e altre che non sono risolte come vorremmo. Quindi io credo che i malati debbano fare una cosa molto importante, affidarsi ai medici, perché solo il medico è in grado di fare la diagnosi corretta per quello che loro hanno e fidarsi ciecamente dei medici, perché questa è l'unica soluzione. Ci aspetta una nuova ondata di acquisizioni? Questo non lo so proprio perché vediamo, credo di sì perché se ne parla, io credo che queste concentrazioni avvengano proprio per dare input e spazio alla ricerca.